Riambientiamoci è una manifestazione nata a Bastia Umbra nel 2012. Si compone da mostre, dibattiti, spettacoli, musicali e teatrali, ogni anno con tematiche diverse. Il 2015 ha per temi la finanza etica, l'alimentazione intesa come spreco alimentare, l'immigrazione. Quest'anno si è partiti con il tema sulla finanza etica, due termini, finanza ed etica, che sembrano in contrapposizione tra di loro. Ma cosa si intende brevemente per finanza etica? Finanza ed etica sembrano due termini che si sposano male. In realtà in questo ultimo periodo ci sono state delle persone che si sono impegnate, soprattutto negli ultimi 10 anni, a creare un nuovo settore bancario, possiamo chiamarlo così, di finanza etica. Che significa? Comunque provano a dare credito a determinati progetti che abbiano dei requisiti etici, e cioè che rispettino 7 punti che loro si sono dati a persone che vanno a richiedere, che abbiano dei requisiti particolari. Questi requisiti ovviamente devono puntare ad investire il denaro non solo per lo sviluppo della propria attività, che può essere azienda o privato o associazione, ma anche in modo che questo investimento sia di aiuto alla comunità intera. Durante il dibattito si è parlato di cambiare stili di vita, ma come pensa sia possibile rinunciare ad un benessere quotidiano che viene da generazioni? Qui stiamo parlando non del contemporaneo ma del nostro futuro. È una questione di educazione, non è una questione di benessere, di cedere il benessere o meno, è una questione di rispetto per la natura umana. Bisogna assolutamente calmare il consumo di cibo, cioè farlo in maniera più scientifica, consumare solo quello di cui si ha bisogno, piuttosto che come è stato fatto in questi ultimi 40 anni, oserei dire, per le zone ricche del mondo, buttare tonnellate e tonnellate di cibo, perché io magari ne butto un etto, tu lo stesso, e dice che vuoi che sia, moltiplica per le persone presenti nei paesi sviluppati. E è ovvio che si tramutano in tonnellate e tonnellate. Se l'Europa non apre in maniera unilaterale ai migranti, come sarà possibile farlo con la fame nel mondo? Con la buona volontà. No, non c'è altro. I nostri politici delle volte, sia italiani che europei, si avvitano su problematiche inesistenti, no? Parliamo magari degli anni di legge elettorale, quando dovremmo parlare di altro. Di buona umanità, insomma. La serata conclusiva ha visto un dibattito di quando erano gli italiani a sbarcare come migranti. Il fenomeno della migrazione di oggi ha assunto dimensioni europee, ma questo all'Europa non va giù. E l'Italia è sempre più sola di fronte alla marea di disgraziati. Perché? Oggi abbiamo notizie più immediate e queste notizie arrivano a noi come arrivano a loro. Per cui hanno questo miraggio del benessere della società occidentale e è ovvio che cercano di venire a usufruirne. La problematica è questa: quando un territorio inizia a rifiutare. Allora, il benessere della Francia l'hanno fatto gli immigrati, il benessere della Germania e noi abbiamo dato l'hanno fatto gli immigrati, il benessere dell'Italia. Io credo in futuro, e bisognerà fare i conti con questa cosa, lo faranno gli immigrati, i figli di seconda generazione. Cioè, sono loro che pagheranno la mia pensione. Oltre ai nostri figli, volevo dire, perché nel mondo del lavoro, io sai che
lavoro in un'azienda di Bastia, e noi ormai siamo a una percentuale del 50% tra persone immigrate e persone italiane. Però dico, il dialogo e il confronto e l'unione delle culture ci può dare la soluzione al problema. Adesso che il festival è finito, è tempo di bilanci. Si ritiene soddisfatto dell'esito della manifestazione? Sì, buoni risultati. Buoni risultati per quanto riguarda i spettacoli, buoni risultati per quanto riguarda la partecipazione delle persone. Meno buoni quando andiamo a fare un bilancio, a trarre un bilancio dei 3 giorni di dibattiti. E quindi stavamo pensando, proprio rispetto al discorso dei dibattiti, così poi ne faremo oggetto di una nostra riunione, la riunione della nostra dell'associazione, stavamo pensando di cambiare formula per indirizzarci magari a discutere dei problemi del mondo e della città durante tutto l'anno, e concentrare invece in un fine settimana, magari anche soltanto sabato e domenica, la parte ludica di spettacolo, eccetera. La crisi economica in atto ha portato molte multinazionali occidentali, ma anche tante medio imprese italiane, a spostare la loro produttività verso paesi poveri o sottosviluppati per chiare operazioni di risparmio manifatturiero e non solo. Per molti si tratta di progresso, di civiltà regresse, risparmio sui costi di produzione per i committenti, ricchezza per gli abitanti di questi paesi. È d'accordo? Non sono molto d'accordo, e poi bisogna vedere come e quale progetto queste aziende, queste imprese hanno nello spostare l'unità produttiva in altre zone del nostro paese. Intanto vorrei far riferimento all'Evangelium Gaudium del nostro Papa Francesco: il no ad un'economia di esclusione, quindi dove il gioco della competitività fa da padrone, per cui il più forte mangia il più piccolo; il no alla nuova idolatria del denaro, quindi la negazione totale del primato dell'essere umano. Un altro no credo che sia fondamentale: il no all'iniquità che genera violenza. Più disparità ci sono e più violenza si genera nell'uomo. Anche al presidente Rita Di Pasquale chiediamo se è rimasta soddisfatta dell'esito della manifestazione. Sì, sono rimasta soddisfatta, perché comunque è un'esperienza che ti fa incontrare tante realtà, tanti volti nuovi. Noi all'interno della nostra associazione abbiamo anche il rappresentante delle comunità marocchine in Umbria, quindi anche con lui abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione, secondo me molto proficuo, anche per la nostra città, per un discorso di integrazione, di collaborazione, di ascolto dei cittadini stranieri che vivono qui a Bastia. Sono rimasta soddisfatta perché comunque io credo molto nelle relazioni e nei rapporti umani, e credo che all'interno di un'associazione, soprattutto un'associazione basata sul volontariato come la nostra, questi rapporti ogni anno si rafforzano. Abbiamo bisogno di forze nuove, dobbiamo escogitare un modo per coinvolgere in particolar modo i giovani, perché i giovani sono il futuro di questa città. Dall'altra parte sono un pochino delusa della non presenza di tanti volti che invece sono impegnati nelle istituzioni, sono impegnati nel lavorare per questa città a livello anche di partiti, di forze politiche, eccetera. Un'assenza completa che credo sia, dobbiamo farci qualche domanda, ecco. Progetti per il prossimo anno? Per il prossimo anno vedremo, ci piacerebbe spostare questa iniziativa anche in altre città, vedremo anche come formularla, vedremo che cosa fare nel corso dell'anno. Io credo che alla fine il risultato si raggiunga.